Buongiorno amici, oggi vi presento pacchi Vinted che non ho ancora aperto. Tra l'altro ho perso un pacco che era molto importante perché aveva a che vedere con queste cose che ho acquistato, quindi è un problema. Dobbiamo ritrovare quel pacco e non vedo l'ora di aprire insieme a voi queste cose che sono dei gioielli. Ci vediamo più tardi, ciao! Hola amigos, io sono Irma e oggi apriremo insieme tutti questi pacchi Vinted che tra l'altro risalgono tipo al mese scorso, ma perché non li ho aperto prima? Adesso scopriremo se la recensione che devo dare a queste persone sarà buona o giù. Perché allora non li ho aperto? Perché erano pacchi collegati l'uno tra l'altro, perché volevo creare degli abbinamenti carini, ma succede che ho perso un pacco che è il più importante, non so dov'è perché se come ho fatto il trasloco e ancora la casa è in processo di sistemazione, mi vergogno a farvi vedere questa cosa. Niente, non so dov'è. Però iniziamo con il pacco più vecchio, scusate, che è questo. Ora, quello che piace di più di Vinted è che, non lo so, è l'opportunità di vestire a un modo unico, di essere autentica, anche al passare alla moda, perché ci sono abbigliamenti che stanno tornando adesso e tu invece di acquistare nelle grandi case, lo compri così Vinted. Allora, diciamo che questo è un po' tipo di nonna, però a me piace perché già ho tipo una cosa molto simile a questa, tipo la gonna e la camicia, che è bellissima. Tra l'altro ho fatto delle foto a una modella con quello e dopo vi faccio vedere com'era questo complettino. Allora, a me già sta piacendo. Vi faccio vedere una cosa. Questa è la gonna. Magari non si vede bene, però ragazzi, per me è squisita, è veramente squisita, 100% seta ragazzi. Questa è la camicina, sempre lo stesso materiale, magari si vede più chiara perché qua c'è non so come si chiama questa cosa, guardate ragazzi, aspetta. Qua dice che è made in Italy e adesso ti faccio vedere. 100% seta. Sono emozionata. No, ragazzi. Poi è in perfette condizioni. Avevo paura che magari fosse scolorita o che avesse i buchi. No, niente. C'è un piccolo filo qui, ma lo sistemo con cura, ma no, del resto è perfetto. Anche questo è veramente uno dei miei preferiti. Ma sembro tipo esperto, ma in realtà io sono sempre così, sono molto serena. Quindi non pensate che sono tipo appagata da presa, come si. Allora, questa signora merita un premio tra l'altro perché guardate come l'ha messo, è un sole, e anche questo. Allora, è prova di profumo o profuma di vestito Vinted? Però ragazzi, guardate, mi sento già tipo la princessa Diana. No ragazzi, è veramente, ma veramente squisita. Allora, diciamo una cosa, è un po' giallo il collo, ma forse perché ha mille anni tipo dentro. Ma ragazzi, no, è bellissimo, un amore. La porto alla tintoreria. Sì, senza dubbio lo porto in tintoreria. Allora,
camicia e questa anche la sua gonna, che è bellissima, ragazzi. Ma voi mi immaginate con questa gonna? No, io la sto amando. Allora, questa gonna ha un difetto e io già lo sapevo, quindi questo piccolo difetto l'ho comprato, cioè l'ho acquistato consapevole di che c'era questo piccolo difetto. Ma siccome si può apprezzare che questa gonna è sartoriale e che è seta, io ho detto, guarda Irma, se tu non vedere quel buchetto e approfitta perché è una cosa fantastica. Andiamo con l'altro pacco. Allora, intanto vi racconto cos'era il pacco che ho perso. Praticamente ho comprato dei cinturini che dovevano essere abbinati a delle scarpe che ho acquistato, che adesso penso che non mi sparano. Allora, il cinturino era uno marrone e uno nero. Quello marrone era ideale con queste scarpe. E niente, adesso non so più come fare. Devo per forza trovarli, però... Bueno, c'è un detto in spagnolo che dice la casa nasconde ma non ruba. Quindi sicuramente prima o poi uscirà questo pacco. Me lo auguro. Allora, vi spiego. Ho comprato un completino di stare a casa in seta. Poi però ho abbinato tipo una sciarpa che lo so che non lo utilizzerò adesso, perché è impossibile, cioè adesso fa caldo. Però ragazzi, la userò il prossimo anno. Guardate ragazzi, cioè, a me tutte le mie sciarpe sono così di qualità e profuma di vecchietto. Però non fa niente, dopo una lavata e siamo felici ragazzi. Sembra un po' grande, però dopo li sistemiamo. Ah, perché questa è un'altra cosa, mi devo rifare la macchina di cucire perché adesso inizieremo a fare cose fantastiche. Compriamo cose di qualità che magari ci sta anche un po' grande, ma lo trasformiamo e diventeremo tipo un'icona del fashion. Questo è il pantaloncino, ragazzi, per farvi vedere che non vi sto mentendo. Allora, ultimamente non lo so, ho preso la fissa perché voglio tutte le cose identiche, tipo abbinate. E non lo so, credo che sì. Occhio, non è che voglio criticare le persone che magari usano le cose non abbinate, però per me abbinato è tipo più ordinato. Allora, è arrivato il momento più difficile, dobbiamo vedere queste scarpe. Che lo so che magari non possono piacere a tutti perché io ho un stile abbastanza particolare, ho una signora sessantenne dentro il mio corpo e niente, io mi auguro che mi stiano perché erano così carini ragazzi. Io le ho preso 36, ma perché? Perché ho comprato tipo l'anno scorso, ho comprato delle stivali 36 in vero cuoio. Non è che si sono allargati troppo, però mi stavano bene. Poi ho trovato anche delle scarpe che non erano vero cuoio, ma sempre 36 e mi stavano gigante. Ai, che carina! Ha messo questo, grazie per il tuo ordine, e un igienizzante di mano. Che carina, grazie, mi sarà utile sicuramente. Io devo trovare quei cinturini per forza, perché ragazzi, voi vi dovete immaginare questo abbinato con quelle scarpe. Sarà una donna tipo tirata fuori dagli anni 60-70, bellissima e come stile. Cioè, per me è una bellezza. Li devo pulire molto bene, credo. Sì, molto bene. Adesso le metto mille cose perché questa è una cosa negativa. Ma perché? Sa che ci voleva pulirlo. Dai. Adesso vediamo che recensione le mettiamo a questa persona. Sto andando a pulirlo al volo e me lo misuro. Perché se no lo metto in vendita subito.
anche se mi dispiacerebbe tantissimo. Ho pulito le scarpe, guardate, e allora me lo misuro. L'unica cosa è che allora sono conservati, tipo, non lo so, a livello maniacale, però qua dovrei tipo trovare una soluzione, che si trova logicamente. Quindi adesso me le misuro. Allora, non so come fare, però ragazzi, guardate. Sono vecchia e non posso alzare tanto il piede. Allora, vediamo come fare. Sì, ragazzi, è perfetta. È per me. Adesso comprerò tutte le scarpe 36. No, 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 è fantastica. Allora, potete immaginare io con queste scarpe bellissime, con la gonna, con il cinturino. No, no, no. Sa, tipo, sono contentissima. E, non lo so, mi dovete iniziare a seguire su Instagram perché... Scusate. Mi si era bloccato anche il video e vi dicevo che se siete curiosi di vedere l'abbinamento di questi abbigliamento vintage, mi dovete seguire su Astro Lontano. Quindi ci vediamo